E allora addio alle bellissime serate da amici a vedere i video delle vacanze, Paolo. Con i salatini e tutto, tutta una roba Evviva! completa. Adesso si mandano il link. Ora torniamo proprio a quella che era l'esperienza precedente, no? Tu dovevi girare con questa videocamera, per la quale naturalmente c'era la borsa della videocamera, cosa che per esempio a me, ma scopro che siamo in tanti, Anche a dava me. fastidio solo per quel fatto di, cioè, bello poter avere un filmato, ma dovevi avere qua la borsa per la videocamera. E già la cosa diventava un po' indisponente, anche con modelli piuttosto recenti, comunque grandi, diciamo come un mezzo litro di latte per intenderci, no? E comunque non te li metti in tasca perché allora c'è la borsettina che è anche ridotta in dimensioni e tutto. E poi cos'hai? Un altro aspetto che è abbastanza fastidioso, che è quello che praticamente il supporto su cui il filmato viene registrato è un supporto che si va benissimo per guardare sulla televisione, si va benissimo per guardare magari direttamente sul computer. Come vuoi utilizzarlo con questi nuovi mezzi per trasmettere e vedere video? Ecco che ci sono i problemi di conversione. E allora hai tutti i formati ora, perché il video sulla cassetta digitale registra in formato DV, che è un formato molto bello, non ci sono discussioni, qualitativamente molto bello, ma che occupa un sacco di spazio, una roba. E tu sai che su YouTube hai un limite di 150 mega e non ce la farai mai, allora devi cominciare a convertire, convertire, e naturalmente ogni conversione prende tempo, no? E tutto questo naturalmente diventa una cosa noiosa. Già hai il fatto che te la devi portare in giro, poi diventa il fatto che c'è le cassettine, poi devi convertirlo, non puoi metterlo facilmente su YouTube. Ecco che a un certo punto la videocamera comincia ad andare nell'armadio e non viene più tirata fuori, fin quando è definitivamente obsoleta e arriva il modello nuovo. E allora come sono le videocamere di oggi? Io vi invito, se non l'avete fatto, io l'ho fatto proprio per uno sfizio mio, per poter poi venirvene a parlare. Sono andato in un supermercato e ho guardato il reparto videocamere. Beh, signori, il prezzo medio della videocamera si è abbassato di parecchio. Adesso siamo alle 300-400 franchi, 500 franchi. Ripeto, parliamo di videocamere per l'uso, chiamiamolo così, turistico barra hobbistico. Niente di cinematografico, di più complicato, di video amatoriale. Siamo nelle centinaia di franchi, ma nelle centinaia di franchi sotto il 1000, anche per delle videocamere che hanno la possibilità di registrare video in alta definizione. Dunque siamo veramente arrivati a un buon livello da questo punto di vista. La caratteristica di queste videocamere qual è? Quella di dare sempre di più la possibilità, con grande facilità, di mettere i video direttamente su internet. Per tagliare corto si dice su YouTube, ma in realtà non è solo YouTube, ci sono tutta una serie di possibilità, per cui questi video non devono aver bisogno di conversione. Dunque abbiamo delle videocamere che registrano su una memoria flash, dunque non più un hard disk, ma una schedina molto piccola, che registrano in formato MP4 e che danno la possibilità di mettere molto facilmente i propri video su questi portali, vabbè, YouTube, su tutti. Queste le caratteristiche grosso modo di una videocamera, diciamo da turista o da hobbista oggi. Fra un attimo vi presentiamo un modello in commercio e uno che sta per entrarci.